Uscita dall'euro, stampiamo moneta, sovranità monetaria. Fammi indovinare quante ne hai sentite nel corso degli ultimi anni su questo tema? In questo video cerchiamo di fare insieme qualche riflessione e ti anticipo già che non sarà il solito video dove ci sono professori universitari che vogliono spiegarti le ragioni magari di una delle due fazioni oppure persone che stanno per strada, insomma, che vogliono dirti la loro sulla sovranità monetaria senza saper leggere e scrivere, ma voglio darti una mia visione partendo da un esempio per certi versi divertente, come avremo modo di vedere, ma che può essere pratico e didattico per tutti quanti noi e che riguarda una cosa che mi è successa recentemente. Il mio sforzo quindi in questo video sarà quello di rendere un tema complesso che molto spesso si affronta sui social con slogan e con battute che non sempre sono efficaci, semplice, alla portata di tutti e soprattutto utile per fare delle riflessioni sia sull'economia in generale, sia soprattutto sui nostri investimenti e sulle nostre finanze personali. Cominciamo! Per spiegarti bene questo argomento, dobbiamo partire da una cosa che mi è successa recentemente. Pochi giorni fa è stato Ferragosto, ho preso lo smartphone e per distrarmi un po' ho tirato fuori un vecchio gioco a cui ho iniziato a giocare durante il periodo di lockdown. In realtà è uno dei giochi più vecchi del mondo, lo chiamo vecchio perché ci giocavo quando ero ragazzino, perché ti sto parlando ovviamente di FIFA, non ti devo dire che gioco è, FIFA 20, è un gioco di calcio, sicuramente lo conosci, magari ci hai giocato in passato anche tu. Perché la versione di FIFA per smartphone è molto interessante? Semplificando ti spiego come funziona, o almeno la modalità in cui gioco io. Praticamente ci sei tu che ti costruisci una squadra da zero e che a un certo punto puoi sfidare anche gli altri giocatori in giro per il mondo. Questa squadra te la costruisci praticamente attraverso i punti che ottieni mediante le partite e le sfide che superi. Punti che ti arrivano dalle vittorie e che possono essere o diciamo dei potenziamenti per le abilità o soldi. A noi ci interessa la parte di soldi perché i soldi che utilizzi all'interno di FIFA ti servono per comprare nuovi giocatori più forti o per potenziare i giocatori che hai. Ora, che cosa è successo? Che io ho iniziato a giocare durante il periodo del lockdown, quindi parliamo di marzo-aprile del 2020, e avevo raggiunto anche un livello abbastanza elevato, almeno rispetto alla progressione da cui avevo iniziato. Man mano che vai avanti, ovviamente giochi con persone che hanno una squadra dello stesso livello tuo e che quindi più o meno si immagino stiano giocando al tuo stesso tempo, perché così facendo vincono i premi, evolvono la squadra e continuano a vincere le partite. Ora, che è successo? Nel momento in cui io sono tornato a giocare dopo tanto tempo, mi sono trovato in una lega, ovviamente, dove c'erano altre persone che magari per 2-3 mesi hanno continuato a giocare. Il gioco, fondamentalmente, che cosa fa? Stampa continuamente moneta, perché man mano che tu vinci le partite, o che comunque ottieni dei risultati, il gioco ti elargisce dei premi in denaro. Questo che cosa comporta? Comporta che praticamente il calciomercato virtuale che si svolge all'interno di FIFA si basi su questi soldi che vengono immessi nell'economia interna del gioco dalla stessa organizzazione del gioco, quindi da FIFA. Con questi soldi tu vai sul mercato e compri dagli altri giocatori i calciatori che ti servono per evolverti. Ora, io quando ho lasciato l'ultima volta, un paio di mesi prima del Ferragosto di quest'anno, avevo una squadra discreta e soprattutto avevo un gruzzolo che mi poteva permettere di comprare dei giocatori che all'epoca erano molto forti o comunque che erano migliori di quelli che avevo io in squadra. Dopo 2 mesi, ovviamente, che cosa è successo? Che il fatto che gli altri abbiano continuato a giocare e il fatto che il gioco abbia, tra virgolette, stampato moneta, quindi immesso moneta nell'economia interna del gioco, ha fatto sì che il prezzo dei giocatori lievitasse. Per farti un esempio, ho provato a vendere uno dei miei calciatori e l'ho venduto praticamente al triplo di quando l'ho comprato, ma in realtà con quei soldi non riuscivo a comprare nessuno che fosse di pari livello. Quindi, che cosa è successo all'interno del gioco? C'è stata un'inflazione enorme. Nel giro di 2 mesi il prezzo dei giocatori ha fatto tipo per due o addirittura per tre. Ovviamente non sono in grado di calcolarlo, ma ho scoperto che online c'è tutto un ecosistema di siti, youtuber, persone che stanno su Twitch e su tutte le varie piattaforme che spiegano come si gioca. Ovviamente io ho cose un po' più serie a cui pensare, però volevo prendere questo esempio di FIFA proprio per spiegarti questo, cioè per spiegarti che quando c'è un'organizzazione che stampa soldi, nello specifico c'è FIFA che dà soldi a tutti, in base a volte anche al solo fatto che apri l'applicazione o che comunque magari indovini due passaggi, semplicemente il prezzo dei beni aumenta. Quindi nel mio caso che cosa è successo? Che 2 mesi di inattività mi hanno reso molto più scarso perché giocavo con avversari che avevano giocatori che nel frattempo erano diventati più forti e io avevo meno soldi
per poter migliorare la squadra e ottenere dei risultati che mi permettessero di potenziare la mia rosa e quindi di continuare il mio percorso. Ovviamente, non avendo tanto tempo, ho preferito perdere qualche partita e poi ho lasciato da parte il gioco. Però, appena ho finito di fare questa esperienza, ho detto devo raccontarla assolutamente sul canale perché può tornare utile per fare alcune riflessioni sulla nostra economia. E vediamole queste riflessioni, quindi. La prima l'hai già capita. Quando c'è una stampa di moneta, quindi quando c'è un'autorità che in qualche modo immette tanta moneta nell'economia, in realtà si produce l'inflazione a livelli esagerati, a livelli molto elevati. Nel caso di FIFA, i prezzi dei calciatori sono aumentati esponenzialmente perché il gioco fondamentalmente dà soldi a tutti, no? Un pochino come vorrebbero tutti quelli che dicono usciamo dall'euro, così stampiamo moneta e gira l'economia. L'economia magari gira, però i prezzi lievitano. Inoltre, c'è un altro tema importante. In questo caso io ero il povero della situazione. Perché? Perché avendo lavorato, tra virgolette, poco in questi mesi, perché non ho giocato praticamente, mi sono trovato ad avere meno soldi, quindi meno risorse rispetto agli altri. Al tempo stesso però competevo in un contesto dove gli altri avevano molte più risorse, perché avevano molti più soldi e nel frattempo erano diventati più forti di me, più ricchi di me, quindi io dovevo fare ancora più fatica per emergere. Visto che molti dicono che dobbiamo uscire, per esempio, dall'euro e stampare moneta fondamentalmente per aiutare i ceti più poveri o comunque le persone che sono più in difficoltà, in realtà io che nel gioco ho giocato alla parte del povero, comunque di quello che ha percepito un reddito più basso nel corso degli ultimi mesi, mi sono trovato in difficoltà ancora più elevate rispetto a quelle a cui potevo trovarmi inizialmente. Avrei dovuto chiedere il reddito di cittadinanza se fossimo stati in Italia, però siccome eravamo in un gioco e probabilmente il gioco non ammette queste cose perché vuole che le persone ovviamente ci passino tanto tempo, ho avuto effettivamente difficoltà a giocare, tant'è che a un certo punto ho desistito e ho detto vabbè, lasciamo agli altri FIFA e raccontiamo sul canale un po' di cose di economia. Ma quindi che cosa ci dobbiamo portare a casa da questa mia esperienza e soprattutto che cosa ci dobbiamo portare a casa da tutto questo dibattito che anima un pochino tutti nel nostro paese nel corso degli ultimi anni? Sicuramente abbiamo visto che l'inflazione non fa sempre bene, nel senso un minimo di inflazione serve, troppa inflazione rischia di lasciare troppo indietro chi è più debole. Quindi, se fai parte della schiera delle persone che si sentono, tra virgolette, non tutelate o si sentono deboli rispetto al sistema dominante, auspicare una grande inflazione non è una cosa che ti aiuta, anzi, peggiora la situazione se sei in una situazione già di svantaggio. In più, questa è un'altra cosa importante che riguarda la gestione delle proprie finanze e secondo me dei propri investimenti in generale. Se tu sei in una situazione di benessere, cioè hai già dei soldi, hai già un capitale, hai già un patrimonio, hai già degli investimenti, un pochino come i miei studenti avanzati, non devi sperare in cambiamenti così repentini. Nel senso, cerco di spiegartela. I cambiamenti così improvvisi, importanti, fanno bene, almeno a livello mentale, a chi non ha niente da perdere. Cioè, quelle persone che abbiamo visto, come nel mio caso in FIFA, verrebbero danneggiate ancora di più. Però loro non lo sanno perché? Perché vivono male, il mondo, il complesso di norme, il complesso di situazioni nelle quali si trovano e quindi sperano, che ne so, in un colpo di roulette, tipo al casino, che magari gli sistemi la situazione. Abbiamo visto che, così come mi è accaduto nel gioco, succederebbe anche nella realtà. Se tu hai pochi soldi e all'improvviso girano più soldi, non è che il fatto che tu abbia più soldi ti renda più ricco, perché chi è più ricco di te ne avrà ancora di più. Al tempo stesso, se tu sei in una situazione di benessere o comunque in una situazione stabile, devi fondamentalmente fare il tifo per una situazione stabile. Perché? Perché devi preservare lo status quo. Se fino ad oggi hai guadagnato bene, hai messo da parte dei soldi, magari ne hai anche ereditati, hai dei beni, diciamo, materie mobili o immobili che in qualche modo ti permettono di aumentare le tue entrate, che comunque accrescono il valore del tuo patrimonio. Non ha semplicemente senso sperare in cambiamenti di paradigma, ti sta benissimo che le cose proseguano in questo modo. Quindi con questo video in realtà la riflessione conclusiva che voglio fare è che è bello sognare cambiamenti improvvisi, è bello sognare novità che in qualche modo stravolgano la nostra quotidianità, perché molto spesso mi sembra veramente che quando parliamo di questi temi stiamo parlando tipo del campionato di calcio e non ci rendiamo conto che stiamo discutendo dei nostri soldi e del nostro futuro. Però se sei in una situazione di crescita o comunque in una situazione di prosperità, questi cambiamenti non ti fanno bene, ti sta bene la stabilità economica, la stabilità politica, ti sta bene la stabilità di tutto. Guarda per esempio con il Covid-19, quando c'è stato il Covid-19 i mercati sono andati sotto sopra e ancora oggi, agosto 2020 che sto registrando, non si capisce che fine faranno. L'economia
comunque andrà sotto sopra perché, piaccia o no, nei prossimi mesi vivremo dei mesi difficili perché lo annunciano tutti i principali indicatori economici e questo anche se stai bene ovviamente ti crea dei grattacapi, anche i milionari voglio dire non è che vanno a dormire sereni perché dicono tanto comunque resto milionario, chi è milionario ha altri problemi da gestire, al tempo stesso se stai male di fronte a una potenziale apocalisse, quale quella che sta esplodendo da un punto di vista economico, non può che andarti peggio, perché se già quando le cose andavano normali, andavano bene, tu arrancavi, non ci sono motivi per pensare che tu possa fare una fine diversa da quello che ho fatto io mentre giocavo a FIFA e per 2 mesi non ho più aperto l'applicazione mentre i soldi cadevano a pioggia sugli altri. In conclusione, quindi ho voluto darti una mia, diciamo, visione per certi versi diversa, ovviamente che non è esaustiva rispetto a questo tema perché ci sarebbe da parlare per giorni, però ho ritenuto che potesse essere didattico per chi mi segue partire dalle mie partite a FIFA 20 nel tempo libero per fare delle riflessioni di un livello un po' più alto e soprattutto per cercare di semplificare quelli che potrebbero essere gli effetti derivanti da quello che alcuni, non so se la maggioranza o se comunque una parte consistente della popolazione, auspicano. Fammi sapere che cosa ne pensi di questo video, che cosa ne pensi di questo tema. Magari lo approfondiremo in altre occasioni. Con questo ti saluto, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. A presto, ciao!